Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questi due fantastici schemi, il punto a muschio e il punto ostacolo. Sono schemi un pochettino particolari perché sto cercando di portare il lavoro a maglia con i ferri in questo canale. Ho già realizzato un video dove spiegavo un po' le basi dei punti lavorati a maglia, quindi con i ferri. E qui vi ho anche realizzato due piccoli schemini per far sì che lo schema sia un pochettino più chiaro. Questi schemi sono realmente semplici da realizzare. Si tratta di lavorare su due righe, in questo modo, che sono identiche tra loro, dopodiché su altre due righe che sono diverse ma identiche tra loro. Quindi è abbastanza semplice. Come vedete dagli schemi che ho disegnato, si tratta di un rapporto sempre di 2 a 2 righe identiche che si alternano. Ovviamente io per questi piccoli campioncini non ho disegnato, vedete, non ho realizzato il contorno, infatti vedete che i vari lati sono diversi, ma è solo una questione di chiusura. In questo caso non li ho chiusi perché ovviamente magari andrò avanti a lavorarli. Voglio solo farvi vedere quale sarà lo schema, è molto semplice e andiamo subito a vedere insieme come si realizza. Iniziamo subito dal punto muschio, che è questo. Iniziamo subito col dire che il punto muschio è amato e utilizzato tantissimo perché da un lato è un punto semplice che non richiede molto tempo per impararlo e dall'altro ha un fascino tutto suo. La sua semplicità, diciamo che fanno di questo punto un vero favorito in qualche modo. Si lavora su entrambi i ferri, quindi lavoriamo alcune righe sul ferro destro e alcune sul ferro sinistro, e spesso viene utilizzato per rifinire i bordi di copertine, sciarpe, cravatte, stole, giacche, cardigan, scialli, eccetera, proprio perché compatta il tessuto in modo uniforme senza sottrarre a quest'ultimo la traspirabilità e la morbidezza. Chiaramente poi dipende anche da che tipo di filato utilizzate. Si può chiaramente lavorare su entrambi i lati, quindi lavoreremo un po' sulla destra e un po' sulla sinistra. Con questo schemino avrete una visione più chiara. Con questo schemino è chiaro che andiamo a lavorare, per esempio, la prima riga, destra-sinistra e destra-sinistra. Nella seconda sempre ripetiamo lo stesso passaggio, destra-sinistra, destra-sinistra. E nella terza e nella quarta invece faremo sinistra, destra, sinistra, destra. Andremo quindi a lavorare, per esempio, partendo dalla prima, quindi la prima, la terza, la quinta e così via, quindi tutte quelle dispari, andremo a lavorarle da destra a sinistra, mentre la seconda, la quarta, la sesta, eccetera, tutte quelle pari, andremo a lavorarle dalla sinistra alla destra. Come vedete, dalla prima riga andiamo, come vi dicevo, a realizzare destra, sinistra, destra, sinistra. Vedete in questo modo. Mentre la seconda riga, come vi dicevo, andiamo a lavorarla da sinistra a destra e faremo ancora destra, sinistra, destra, sinistra. Quindi è tutta una questione di comprensione dello schema, ma vi assicuro che è semplicissimo. La terza riga andremo a lavorarla da destra a sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, così via con la quarta uguale, quindi iniziamo a lavorarla dalla sinistra alla destra e andiamo a lavorare sinistra, destra, sinistra, destra. Una volta terminata la quarta riga, andiamo di conseguenza a concluderla con un punto a destra, quindi sinistra, destra, sarà l'ultimo. Andremo poi a iniziare la nostra quinta riga, destra, sinistra. Quindi così via, andiamo a lavorarlo da destra a sinistra, poi da destra a sinistra e andremo così a costruire le nostre righe. Io ho già lavorato i miei punti sul ferro sinistro e inizio in questo modo il mio schema dalla riga 1, quindi destra, sinistra. Andiamo a lavorarlo in questo modo prendendo il filo sul ferro destro. Andiamo a lavorarlo in questo modo fino ad arrivare ovviamente alla fine della mia riga. Ok, l'ultimo punto è quindi un punto a sinistra e andiamo a lavorare subito la nostra seconda riga. La iniziamo sempre con un punto di destra e realizziamo ancora la nostra riga destra, sinistra, fino alla fine.
Cosa significa? Che vado a prendere col mio ferro destro il filo e lo porto una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra, in base all'ordine del vostro lavoro. Ovviamente si intende a sinistra, a destra del ferro che avete sulla mano sinistra. Ovviamente è importante avere poi un orientamento su come procede questo tipo di schema, quindi di conseguenza ogni tanto vi consiglio di fare un check visivo, un controllo per capire se procede tutto correttamente. Sappiamo che noi adesso abbiamo realizzato le nostre prime due righe uguali, ovviamente in sensi inversi, andiamo poi di conseguenza a realizzare le prossime due righe uguali tra di loro, ma a sensi inversi. Quindi sinistra-destra, sinistra-destra, poi partiamo da sinistra, torniamo indietro, sinistra-destra, sinistra-destra. Andiamo a lavorarli quindi in questo modo e così via, ovviamente di nuovo fino alla fine della nostra riga, che la cui lunghezza chiaramente dipende, dal tipo di lavoro che andiamo a realizzare. Procediamo in questo modo fino alla fine della riga. È un'ottima scelta, diciamo, il punto muschio se avete intenzione di realizzare una maglia reversibile, anche compatta, resistente all'uso. Quindi, una volta conclusa la terza riga, rifacciamo un attimo un controllo. Vedrete che pian piano prenderete l'occhio e capirete poi la differenza tra le varie righe. Quindi, le prime due sono identiche. Chiaramente il punto si ripete sempre in maniera abbastanza omogenea. E tra l'altro l'aspetto della maglia, l'aspetto estetico della maglia è molto carino perché vedete il rilievo che crea questo punto è inconfondibile, soprattutto per il contrasto luce e ombra che gioca moltissimo a favore di filati per esempio monocolore o anche quelli più sottili, no? Che ricevono poi un aspetto più vellutato. Molto carino, ovviamente primo e secondo li abbiamo realizzati in modo identico, terza riga andiamo a realizzarla invece al contrario, così come la quarta. Andiamo quindi con la quarta riga, identica alla terza, ma questa volta partiamo da sinistra verso destra. Ovviamente a questo punto dovreste vedere un po' una divisione, guardando attentamente le maglie, tra le prime due righe e le seconde due, quindi la terza e la quarta, diciamo. A questo punto ricominciamo dalla prima riga e ripetiamo lo stesso processo fino alla quarta riga. Eccoci qui con il risultato finale, ovviamente abbiamo realizzato un piccolo campioncino, ripeto, senza bordi, quindi non l'abbiamo rifinito, però diciamo che l'effetto che poi dovrebbe fare è questo, quindi un filato molto interessante in uno schema molto interessante che può essere utilizzato anche per vari tipi di lavoretti a maglia, tipo cuscini, presine, pupazzi di lana, eccetera, eccetera. Quindi ricapitolando, diciamo che col primo ferro, che è il ferro diritto del nostro lavoro, si trasferisce senza lavorare la prima maglia di bordo con una maglia diritta e una maglia rovescia, ovvero una maglia destra e una sinistra. Si ripete per tutto lo stesso passaggio per tutto il ferro, dopodiché si parte con la seconda riga che sarà uguale alla prima e così via, la terza e la quarta uguali tra loro, quindi rovescio dritto e così via. Passiamo subito all'altro punto che vi voglio mostrarvi, che è questo, che è il punto a ostacolo, hurdle stitch, dipende come lo conoscete. È un punto anche questo molto semplice, abbastanza d'effetto, quindi ve lo voglio subito mostrare. Quindi, come potete vedere dallo schema che vi ho disegnato, ovviamente i quadratini pieni sono i punti a destra, quindi diritti, e quelli col trattino punti a rovescio. È abbastanza semplice perché anche questo si lavora con coppie di righe, quindi a due righe identiche più due righe identiche. Anche queste righe sono la prima si lavora da destra a sinistra, la seconda da sinistra a destra, ma sono identiche per quanto concerne i tipi di punti che andiamo a realizzare. E poi andiamo nella terza e la quarta, sempre da destra a sinistra, la quarta sarà da sinistra a destra,
uguali tra loro. Le prime due righe si concentreranno su punti di destra, quindi punti diritti. Andiamo quindi a lavorare la prima nostra riga con soli punti di destra. Cosa vuol dire? Che andiamo a prendere il filo sul nostro ferro di destra e andiamo a portarlo sempre verso di noi, sempre diritto, mai rovescio, quindi mai andando a diciamo, chiudere il punto con il ferro che va verso l'esterno, ma il ferro deve sempre venire verso di noi. Quindi ferri dritti e ferri circolari, il discorso è lo stesso. Io ovviamente vi consiglio sempre ferri circolari perché per una questione di comodità, così che la catenella, i nostri punti non escano, però ovviamente dal fondo dei nostri ferri, però ovviamente vedete come vi trovate più comodi. Andiamo quindi a concludere la nostra prima riga e iniziamo la seconda riga sempre con punti diritti. Abbiamo quindi lavorato la nostra prima riga da destra a sinistra, andiamo a lavorare la nostra seconda riga da sinistra a destra, sempre utilizzando, come vi dicevo, punti dritti. La terza riga invece si compone di, sempre partendo da destra, arrivando a sinistra, quindi da dritto a rovescio, si compone di punti diritti e punti rovesci, punto dritto e punti rovesci, quindi alterniamo punto dritto e punto rovescio. Passiamo la maglia senza lavorarla, tenendo il filo sul dietro del lavoro o sul davanti del lavoro in base a se il punto è a rovescio o rispettivamente rovescio o diritto. Punto ostacolo è un altro punto che può essere utilizzato per vari indumenti e vari accessori, in quanto le maglie, come vedete, sono abbastanza compatte tra loro. Andiamo quindi a concludere anche questa riga. Arrivati a questo punto, concludiamo la nostra riga con destro, sinistro. Finiamo quindi col sinistro la nostra terza riga e iniziamo il quarto, ovviamente sinistra, destra, quindi rovescio, dritto. Andiamo quindi a lavorarla da diciamo sinistra a destra con punto dritto e punto rovescio. Quindi lo stesso procedimento che abbiamo realizzato per terza riga, scusatemi, quindi la terza e la quarta abbiamo detto sono uguali. Stesso procedimento, ma chiaramente nel senso inverso, quindi andiamo sinistra verso destra. Andiamo prima di procedere, come al solito, a fare un controllo visivo, andiamo a controllare che le nostre ultime righe siano, in questo caso, destra, sinistra, destra, quindi diciamo dritto, rovescio, dritto, rovescio, e di conseguenza, una volta che controlliamo che tutto sia corretto, andiamo quindi a procedere con un altro paio di righe per concludere il nostro campione di filato. Arrivati a questo punto, la nostra ultima riga è completata. Andiamo a realizzare perlomeno il bordo superiore di questo campioncino per far sì che non si disfi. Quindi con punti diritti e catenelle, che quindi così dal ferro sinistro trasferiamo sul ferro destro e chiudiamo così il lavoro in questo modo. E anche questo campione lo abbiamo concluso. Questo è come si presenta effettivamente il punto ostacolo, il punto ostacoli. È un punto un po' particolare, meno conosciuto del punto a muschio, ma secondo me molto molto carino e con un procedimento molto semplice andiamo a ottenere una texture fantastica. Vedete, il rilievo è un po' diverso, sembra che abbia delle colonnine. La catenella superiore di bordo è molto carina.
Quindi secondo me diciamo che è un punto d'effetto che fa la sua scena ed è veramente semplice da realizzare. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, in questo caso vi invito a lasciare un like al video. Chiaramente questi sono solo dei campioncini che abbiamo realizzato per mostrarvi appunto lo schema da seguire per questi due punti un po' particolari, un po' diversi dal solito, visto che ci stiamo addentrando un po' nel mondo dei ferri del lavoro a maglia, oltre che dell'uncinetto. Ovviamente io ho lasciato questi fili che fuoriuscivano, voi fatemi sapere nei commenti se vi interessa sapere come chiudere il lavoro e se vogliamo andare a provare ad applicarli a qualche particolare indumento o accessorio. Io vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao!